Bene, pensavo di proporvi degli altri script che riguardano LibreLogo, partendo sempre dalle figure geometriche, giocando un pochino con queste figure e aggiungendo il fatto che noi possiamo scrivere all'interno di queste figure. Il codice che vedete qui è semplicemente la costruzione, come vediamo e come conosciamo dagli altri video, di un quadrato. Ho utilizzato la variabile lato, 100, di lato 100, e la ripetizione con il forward lato e girare a sinistra di 90 gradi. Dopodiché ho utilizzato il comando fill color blu per dirgli a LibreOffice di riempire la figura geometrica con il colore blu, e quindi il comando fill che serve proprio per il riempimento. Dopodiché ho definito la grandezza del font, che è sempre in questo caso uguale al lato, e il colore del font che sarà giallo. Text è il comando proprio che va a dire a LibreLogo di scrivere uno all'interno del nostro quadrato. Alla fine di tutto ho dato il comando hide turtle semplicemente per andare a nascondere la tartaruga. Possiamo aggiungere un ulteriore comando, in questo caso che è pen up, visto che all'inizio abbiamo utilizzato il pen down. Diminuiamo un attimo lo zoom e vediamo il risultato finale, lanciando il nostro comando, e vedete che disegna un quadrato blu con un 1 al suo interno.